di pesce. Olè. Una bella sistemata. Io sono cresciuto in mezzo alla paella, sono mezzo spagnolo, sono anche cuoco. Mia mamma e le mie zie quando facevano le paella era un evento incredibile. Iniziavano 3 giorni prima. Questa è la paella, vedete? Questo attrezzo qui si chiama paella. Dentro qua si può fare il riso con la carne, con il pesce, alla valenciana, mista, le verdure, nera. Ce ne sono 50.000 varietà. Oggi facciamo la paella de marisco, la paella di pesce, riso pesce. Però non utilizzo quella bestia qua, questa è da 10. Utilizzo questa qua, che è da 4 persone, una misura da 26 di diametro che abbiamo tutti a casa. Ho preparato, mezz'ora fa, con gli scarti delle teste dei gamberi e con 2 pezzettini grandi così di merluzzo normale, surgelato tra l'altro, del brodo di pesce con dentro mezza cipolla, senza sale. Quindi prendo la mia padella, facciamo tutto in una padella, la paella si fa tutto in una padella, che sia grande, che sia piccola, può essere anche gigante. Un po' di olio extravergine, non mi usate il burro, non mi usate il burro. Olio extravergine, 2 cucchiai, prepariamo i gamberi. 6-7 gamberoni interi con la pelle, li ho solo lavati, questi sono decongelati, qui siamo a Varese, non abbiamo i gamberi freschi, se avete quelli freschi va bene, potete usare anche gli scampi. Bisogna solo dargli una scottata, 2 minuti per lato per insaporirli un po', sale, pepe e li tiriamo fuori. Gli do giusto un'insaporita perché questi qui dopo vanno messi sopra il riso, se li mettiamo crudi dopo vengono bolliti, invece così un po' arrostiti sono più buoni. Sto facendo le dosi per 4 persone, paella per 4 persone, quindi sono 2 gamberi a testa, 2 calamari o polipi o moscardini, qualcosa che abbia le zampe a testa, teneri, una manciata di cozze, una manciata di vongole. Poi se volete metterci dentro altri pesci, la paella è un piatto povero che facevano i pescatori con quello che raccattavano in spiaggia, in paese, che trovavano in frigorifero, se avevano il frigorifero, quindi bisogna tenerci un po' anche quello che vi piace, però in genere calamari, gamberi, cozze, vongole. Spicchietto di aglio, l'olio di prima avanzato dei gamberi, calamari 8 tanetti, che brutto colore Gabriele quei totani, questo è il colore normale dei calamari e dei totani, quando sono troppo bianchi vuol dire che sono stati trattati nelle bitumiere con la soda caustica e il bicarbonato, questo è il colore vero, sono freschi tra l'altro questi, tagliati a fette abbastanza grosse, potete usare anche le seppie, però non le seppie piccole, usate le seppie grosse e le tagliate a strisce, perché quelle piccole fanno veramente uno schifo, diciamocelo. Io prima ho preparato 10 di calamaretti, li ho puliti dentro, gli ho tolto la pelle, sono stato fortunato a trovarli freschi, da noi è un evento. Ho pulito 10 di gamberi, li ho sbucciati e 8 gamberoni. Non comprate quelle buste surgelate con i pesci già tritati dentro, che c'è dentro 2 gamberini, no, quella roba lì proprio non va bene, è meglio prendere al banco del pesce roba un po' più grossa e tagliarla. Non devono cuocere molto, anche i calamari dopo 4-5 minuti, quando cominciano ad essere un po' bianchi così, sale, pepe e si tirano fuori. Mi raccomando, la loro acquetta è preziosa come l'oro, conservate tutto, non buttate via niente. L'aglio c'è sempre lo stesso in giro, lo recupero, lo ributto dentro che è ancora buono e aggiungo dell'olio extravergine nuovo perché l'olio è finito tutto dentro nei calamari. Nella paella, anche in quella di pesce, come dicevo prima, ci va un po' quello che c'è, secondo la stagione, secondo il luogo dove vi trovate, però ci sono anche delle regoline un po' fisse, no? Come quella di mischiare crostacei e calamari, e ci sono le verdure come base, io ci metterò le taccole e i piselli e i peperoni e un po' di cipolla. C'è anche chi ci mette i carciofi, le carote tagliate a rondelle, fate un po' come volete, ma questa qui delle taccole è il sistema più tradizionale. Mezza cipolla, Gabriele non mi piace la cipolla e non ce la metti. Una bella manciata di piselli, questi sono surgelati oppure usate quelli freschi, non usate quelli in scatola. Un peperone rosso se c'è, è meglio, o anche giallo, verde no. Gabriele, perché il peperone verde no? Perché è più sottile, ha la buccia anche più sottile, più dura e spesso è un pochino amaro, mentre invece il peperone rosso e il peperone giallo sono più carnosi. Fate dei pezzettini così. Il peperone è importante perché lega il sapore del riso con il pesce e con lo zafferano che andrà messo dopo. Dopo 10 minuti i fagioli saranno cotti, i peperoni saranno appassiti, i piselli hanno cambiato colore. Ricordatevi che avete l'aglio, toglietelo o schiacciatelo. Adesso aggiungiamo gli aromi, le spezie. Qui le droghe, ci mettiamo 1 bustina di zafferano, importantissimo nella paella, lo zafferano e la paprika, questa è paprika dolce affumicata, pimento, caratteristico spagnolo, va bene anche la paprika dolce classica. La paprika dolce affumicata o non affumicata, il peperone e lo zafferano
daranno la base, il sapore base alla paella. Rimetto dentro i calamari con il loro brodo, quelli di prima, portiamo ad ebollizione. Mi sono spostato sul fornello più grosso perché deve bollire bene. Intanto che raggiunge bene l'ebollizione vi faccio vedere il riso. Il riso deve essere un riso lungo e un po' sottile, ma non il parboiled o il basmati. Se voi andate al supermercato, guardate, riso lungo, non riso da risotti, altrimenti fate il risotto, la paella non è un risotto. Questo è il riso lungo. Vedete com'è? In Spagna usano un riso apposta per fare la paella, ma anche qui in Italia non lo troverete mai, quindi si usa questo qua. Calcolate 50-60 grammi a testa di riso, che è il contenuto di una tazzina da caffè circa, o se no lo pesate. Lo distendete bene, ovunque. Il brodo è senza sale, qui il sale l'hanno visto giusto un pochino, i gamberi e i calamari, quindi bisogna ricordarsi di mettere un po' di sale in questa fase. Un po' di pepe, anche il pepe è molto importante nella paella, ci va il pepe, lo chiamano pepe rosso, comunque il pimento, e ci va anche il pepe nero macinato fresco. E poi bisogna coprirlo di brodo, bisogna andare un centimetro oltre il riso, cioè se adesso siamo a zero, vedete, con il riso, gliene mettiamo ancora un centimetro. Lo lasciate bollire senza toccarlo per circa 10 minuti, il tempo di cottura del riso è circa 15-20 minuti, quindi metà cottura lo lasciamo andare senza toccarlo, perché non è un risotto, se lo toccate diventa un risotto e poi non è più buono. Dopo 10 minuti, quando cominciate a vedere il riso, aggiungiamo sopra dei gamberi, questi sono crudi, li metto a metà cottura perché se li mettevo subito all'inizio, dopo sono stracotti, non sono buoni. E quindi completiamo la paella. Ma Gabriele non la cuoci nel forno? No, la paella non si cuoce nel forno. La fanno per i turisti. Se andate a Barcellona, sul viale principale lì, ma sono tutte paelle surgelate quelle lì. Ragazzi, guardate le padelle, guardate i menu, i tabelloni, i prezzi, le marche. Quella non è paella, quelli sono degli assemblati. Guardate come bolle forte. Adesso abbasso un pochino il fuoco perché sennò si asciuga troppo in fretta. Metto i miei gamberi che si cuoceranno e lasceranno il loro sapore al riso. Aggiungo anche i gamberoni che avevo insaporito prima, perché questi qui non li puoi fare solo cotti così nel riso, questi insomma devono essere un po' saporiti. Siccome i gamberi erano già scottati, io li metto col musetto fuori, così facciamo un po' di cinema. Poi ci metto delle cozze che sono già state ben pulite prima, cozze fresche, le metto in posizione strategica, un pochino in piedi, così si apriranno e faranno cadere il loro succo nel riso. Ci metto anche delle vongole, vanno bene anche i tartufi di mare o i fasolari. E ci metto anche quattro calamari di quelli lì che avevo scottato prima, che me li ero tenuti da parte, da metterli sopra così si vedono, perché comunque la paella deve essere bella da vedere, quindi sopra ci deve essere un pochino di gusci, un pochino di gamberi, un pochino di calamari. E ci metto il coperchio per fargli fare gli ultimi 5-6 minuti di cottura. Così aiuterà ad aprire bene le cozze e le terrà anche più morbide. Tenete d'occhio il fondo della pentola. Quando vedete che è rimasto un millimetro di liquido, il riso lo cotto, lo assaggiate, via dal fornello. Gli date una bella sistemata, così mettete a tavola la vostra bella paella, la sua bella padellona, con i gamberi che sparano fuori, le cozze belle aperte, magari se volete le spostate, mettete un po' come preferite. Calamaretti messi in mezzo. Che il riso che si vede, quel vedo non vedo lì, molto sexy. La paella deve essere ricca, mi raccomando, sopra ci devono essere i gamberi, le cozze, tutto quanto che spara in aria. Deve essere bella piena, la mettete in mezzo al tavolo e fanno, oh, che bella. Prossima paella che facciamo sarà la paella alla valenciana, che la tirerò giù direttamente dal libro. Questo è l'unico ricordo che ho della mia mamma, fisico. È il libro, è l'unica cosa che ho voluto. E qui c'è la ricetta della paella alla valenciana. Paella non è una cosa che si può mangiare così col cucchiaio, la paella va messa nel piatto e bisogna sporcarsi le mani, è una lotta, la paella va combattuta, ma io l'assaggio anche così, che, ma ragazzi, è qualcosa di fantastico, fatela, poi è facile, fatela, fatela. La paella non è un risotto, come vi dicevo, deve restare sgranata, è una cottura per sorbimento, controllate il fondo che non sia anacquato e vabbè, mangiatela. Gabriele, ma io l'ho mangiata in Spagna, me l'ho andata nel padellino con su due gamberoni, una cozza passata in forno. E è andata quella dei cinesi, t'è andata. Olè. Olè. Ti faccio anche il flamenco. Un moscardino, qualcosa. Sparrito l'aglio.